Come un racconto di jazz è la mostra fotografica di Pino Ninfa, realizzata in collaborazione con alcune filiali Porsche italiane. Noi siamo stati alla filiale Porsche di Agnano ad incontrare il giornalista Luigi Onorio, con il quale abbiamo parlato di questo percorso attraverso la musica afroamericana. Ospite dell'incontro Bruno Persico con il suo quartetto. Come un racconto di jazz, parliamo un po' di questo progetto. Sì, il progetto è un progetto di Pino Ninfa, di cui io indegnamente faccio le veci. Diciamo che la poetica di Pino ha sempre previsto l'uso della fotografia non come una mera documentazione per quel che riguarda il fatto musicale, ma come, diciamo, il creare, il ricreare il senso del viaggio, della fascinazione del viaggio con le immagini. Questo è un viaggio in realtà che va alle radici della musica afroamericana, perché è situato a New Orleans, poi si è spostato nella zona del Delta del Mississippi e infine è arrivato a New York. Tutto questo è fatto attraverso immagini, quindi attraverso immagini non didascaliche, ma immagini che fanno molto immaginare, fanno ricreare questo racconto. C'è un bianco e nero sparato, virato, lavorato, ma comunque molto efficace, molto scarno, e ci sono foto di musicisti, ci sono foto di paesaggi. Molto bella è quella della tomba di Robert Johnson, bluesman del Delta particolarmente famoso. Quindi il racconto che Pino vuole suggerire è quello di una, diciamo così, evoluzione storica, ma anche un'evoluzione fantastica. Il jazz è una musica che ha una grande componente improvvisativa, personale, individuale, che però fa riferimento anche a un immaginario collettivo. Attraverso le sue foto è possibile immaginare tutto quello che c'è stato prima e forse anche quello che ci sarà dopo. Ma questi momenti che lui ha colto sono dei momenti estremamente densi, estremamente pieni di significato, direi quasi in una sorta di realismo magico, che poi è una delle matrici di Pino Ninfa, che come lettore ha sempre molto amato la narrativa sudamericana, in particolare quella di Gabriel García Márquez. Secondo lei la gente è ancora disposta a parlare di cultura, di arte? Secondo me, io spero che lo sia, nel senso che poi il fatto che ci siano iniziative che possano comunque richiamare. Per quel che mi riguarda, io mi batto perché ci sia spazio ancora per la produzione artistica, per la critica musicale, per il vivere i fenomeni musicali non come un fatto di intrattenimento, ma come un fatto di cultura, come un fatto di vita, come un fatto di ricerca esistenziale. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.